Andiamo a chiudere come stiamo facendo ormai dalla ripresa di questa nuova stagione di Memos, tutte le puntate della trasmissione, con il messaggio nella bottiglia, che mi ha inviato Davide Mattiello e che io vi giro in questo momento. Il Davide Mattiello è un ex parlamentare, è stato componente della commissione antimafia nella scorsa legislatura e lui è il coordinatore della scuola di politica della Fondazione Benvenuti in Italia a Torino. Ha lavorato nel corso della sua carriera, diciamo così, con Don Ciotti a Libera in quella di Torino, e il messaggio riprende una tematica della lotta alla mafia. Davide Mattiello. Buonasera, il messaggio nella bottiglia che vi lascio sono le parole di Fiammetta Borsellino. Fiammetta Borsellino ieri, commentando la mancata costituzione di parte civile da parte del Ministero dell'Interno nel processo che vede, ai noi, imputati tre funzionari di polizia, Mario Bonti, Ele Ripaudo e Fabrizio Mattei, diceva: ritengo assolutamente incredibile che il Viminale non sia parte civile di questo processo. Una cosa che ha rilevato anche lo stesso pubblico ministero è che questi funzionari dello Stato non solo hanno fatto carriera, ma attualmente ricoprono comunque il loro posto di lavoro. Ecco, io faccio mie le parole di Fiammetta Borsellino. Qui in gioco, ancora una volta, c'è il principio di legalità e quell'altro principio, l'uguaglianza di fronte alla legge. Noi dobbiamo opporci in tutti i modi ad una deriva che ci consegni una repubblica nella quale ci stanno cittadini di serie A al di sopra della legge, che per un motivo o per un altro, o perché presumono di avere la forza del consenso, o perché presumono di avere la forza di un ruolo istituzionale, si possono permettere di fare ciò che la legge non consente di fare. Cittadini di serie B, che sono quelli sfigati, che invece devono rispettare la legge e se la violano sono sottoposti ai rigori della reazione della legge, poi esseri umani di serie Z che sono sganciati dal principio di legalità e stanno fuori. Penso ai migranti, penso al decreto sicurezza, penso a che cosa il decreto sicurezza prevede, almeno fino ad oggi, poi vedranno il Quirinale, il Parlamento e la Corte Costituzionale cosa farne, laddove dice che quando c'è un'ipotesi di reato salta la possibilità di richiedere la protezione internazionale o se l'hai già ottenuta salta quello status. Vige pur sempre il principio di presunzione di innocenza. Il principio di presunzione di innocenza è lo stesso che vale per i tre imputati, i tre funzionari di polizia, la presunzione di innocenza. E però, per rispetto di questo processo, che è il modo civile attraverso il quale umanamente si cerca la verità e si cerca di costruire giustizia a partire dalla verità, con tutti i limiti che questo modo sicuramente ha, quindi certo la presunzione di innocenza, e però la serietà e la gravità di questo processo, che ha imputazioni pesantissime e ha una cornice giudiziaria investigativa ormai piuttosto consolidata, che parla del depistaggio costruito ad arte dopo la strage di Via D'Amelio. E allora è un interesse di tutti i cittadini italiani, non soltanto della famiglia Borsellino, è un interesse di tutti noi, è un interesse dello Stato capire fino in fondo che cosa è davvero successo, capire chi, come e perché abbia eventualmente abusato della propria funzione istituzionale per fare che cosa, per arrivare frettolosamente ad una verità precostituita per placare l'opinione pubblica o per coprire altrettanto frettolosamente responsabilità indicibili che non dovevano in alcun modo emergere. Abbiamo tutti bisogno di questa verità, ne va della credibilità delle istituzioni. Bene quindi farebbe lo Stato, il Ministero dell'Interno, costituirsi parte civile. Certo, non sfugge che il Ministro dell'Interno è quella stessa persona che da segretario di partito non si costituisce parte civile in un altro processo che vede imputati dirigenti del suo stesso partito accusati di essersi messo in tasca soldi degli italiani, anzi quel processo è già arrivato a condanne di primo grado. Come dire, non ci si può aspettare tanto di più e tanto di meglio, anche se vorremmo che succedessero cose migliori in questo paese. Buona serata a tutti, forza e coraggio.
Davide Mattiello, ex parlamentare della Commissione Antimafia, oggi coordinatore della Scuola di Politica della Fondazione Benvenuti in Italia di Torino. Questo è il suo messaggio nella bottiglia. Siamo arrivati alla fine della trasmissione, il podcast di questa puntata come di tutte le altre sul sito di Radio Popolare, alla pagina di Memos. Una buona serata a tutti da Lele Liguori, ci risentiamo domani alle 8. Ciao, alle 20.